Anche quest'anno, come consuetudine, l'amministrazione comunale di Real Monte, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca e rappresentanti di diversi enti e associazioni locali, si sono incontrati per definire la programmazione delle attività che verranno svolte durante le feste di Natale. Presente all'iniziativa una rappresentanza dell'amministrazione comunale Don Fabio Maiorana, il professor Stefano Tesè, in rappresentanza dell'Istituto Garibaldi, l'Associazione Aquarinto, l'educatrice Teresa Siracusa, l'avvocato Margherita Licata in rappresentanza del CIF e il comandante dei carabinieri della locale stazione, luogotenente Antonio Ditto. Presente anche al tavolo della solidarietà Fabrizio Lagaipa, amministratore della DMO Valle dei Templi di Agrigento, che svolgerà un ruolo attivo nella promozione delle attività natalizie che sono in fase di programmazione, nonché un supporto alla realizzazione delle stesse. Natale sul mare tra cultura e tradizione, quest'anno a Real Monte, città della Scala dei Turchi. Stamattina il secondo incontro per la programmazione delle attività natalizie che vede interessate le associazioni, la comunità, l'Istituto Comprensivo Garibaldi, un'attività di squadra tra parrocchia, il comando dei carabinieri, la cittadinanza e tutte insomma, le realtà presenti nel nostro territorio. Era presente anche Fabrizio Lagaipa del distretto turistico, ove quest'anno il Natale, a livello anche di promozione di Real Monte, si inserirà. Abbiamo programmato tante cose, le attività particolari di quest'anno sicuramente saranno l'allestimento dell'albero di Natale che è realizzato attraverso il lavoro manuale di 50 signore, abbiamo le più piccole hanno 13 anni, le più grandi più di 80 anni, quindi è importante sottolineare sotto questo profilo il passaggio generazionale delle competenze e delle tradizioni. Avremo anche il presepe vivente, promosso dall'Istituto Comprensivo Garibaldi, i mercatini di Natale, insomma tante attività che ci caratterizzeranno. Real Monte vuole andare nella direzione della bellezza, lo abbiamo detto più volte, bellezza significa tante cose, significa legalità, significa cultura, significa rispetto delle regole, rettitudine, significa amore per le tradizioni, insomma significa essere ancorati al presente, ma proiettarsi su un futuro che sia in linea col rispetto dell'ambiente, col rispetto della natura, col rispetto dei nostri paesaggi. La DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, è felice di poter essere partner con il Comune di Real Monte per la realizzazione di un calendario di iniziative natalizie che, oltre a sposare ovviamente i temi della tradizione, quindi gli alberi, i presepi, eccetera, hanno quel carattere di innovazione e di attrazione da un punto di vista promozionale e turistico che il nostro territorio sicuramente in questa stagione necessita. Abbiamo parlato di un bellissimo albero che diciamo, unirà la tradizione all'innovazione, di una presepe vivente alla Scala dei Turchi, che noi speriamo, le cui immagini speriamo di veicolare insieme agli alberi in spiaggia in tutta Italia, in tutto il mondo. E quindi è un momento importante di tradizione, un momento importante di promozione, è un momento importante di letizia, che però sarà anche, come dire, un bel momento di riscontro per il nostro territorio. Anche la scuola quest'anno sarà presente in occasione delle attività che si svolgeranno a Real Monte per il Natale. E i nostri ragazzi saranno impegnati tutta la scuola con le varie attività che comprendono sia quelle musicali che saranno presenti e che riguarderanno i ragazzi dell'indirizzo musicale, ma anche i ragazzi della primaria, e la primaria che faranno un concerto in piazza in occasione del set dell'accensione dell'albero. Oltre a questo, questa attività particolare, sia i ragazzi della scuola media sia i ragazzi della primaria realizzeranno degli addobbi che saranno utilizzati anche per abbellire la piazza e gli alberi della piazza.